Ecco qui una coppiola, la prima coppiola della giornata. Appena abbiamo lanciato il trave a tre ami ed ecco subito qua una coppiola. Sotto sull'amo pescatore dove avevamo messo un filo di arenicola, un'ombrina della taglia di oggi, diciamo, una piccola taglia, sarà sui 20 cm. E sull'amo in alto una piccola stella che ha gradito arenicola su flotterino bianco. Ci sbrighiamo a rilasciare. Per fortuna appena allamata in punta, si è slamata subito e la rilasciamo. Via. Il trave che stiamo utilizzando sull'OTG è un trave dello 0,50. Filo così spesso serve per gestire lanci importanti. Con tre ami è un trave di 2 metri dove abbiamo messo tre braccioli da 90 cm dello 0,23 con amo del 10. Sul primo abbiamo messo un pop-up bianco, questo ci aiuta molto anche per l'acqua un po' velata, un po' torbida, il bianco è sempre attira molto i pesci, specie i pesci di galla. Sul secondo, sempre un bracciolo di 90 cm con arenicola, abbiamo messo un pop-up leggermente colorato che dà sul rosso, sull'arancione. E infine il nostro amo pescatore da 90 con 7-8 cm di arenicola, che sono più che sufficienti per pescare i grufolatori. Allora adesso sull'OTG facciamo un side angolato. L'OTG è una canna molto pronta sul lancio, è un vero e proprio spadino. Anche una bella guglia ha gradito il nostro trave a tre ami. Sopra una stella sempre di piccole dimensioni e sotto una bella guglia. Ecco una bella leccia. Questo inizia a essere un pesce di una buona taglia. Finalmente l'acqua si sta schiarendo e stanno entrando i primi pesci belli. La guglia che abbiamo preso prima, che era un'ottima taglia per innescare, dato che siamo in un periodo ottobre dove pesci serra e altri predatori sicuramente non mancano, specie in questo tratto di spiaggia dove sono molto presenti in questo periodo, l'abbiamo subito innescata. L'abbiamo innescata su una canna, sulla mitica Futura 190, una canna che dentro la mia sacca non manca mai. Bella mangiata sull'OTG con il trave a tre ami, vediamo di che cosa si tratta. Una coppiola di piccole lecce. Una bella spiombata sull'OTG e stiamo recuperando una bella mormora. Oh, finalmente un bel pesciotto, presa con l'amo pescatore, sempre sulla media lunga distanza, saremo sui 100-110 metri. Abbiamo visto una bella spiombata, proprio una spiombata netta, tipica di un pesce abbastanza importante, e difatti ecco una bella mormora. Bella ombrina, la taglia man mano che passano le ore cresce. L'abbiamo presa con un monoamo montato direttamente sullo shock leader,
quindi abbiamo lo snodo diretto sullo shock leader senza avere travi, mini travi, cose che quando si pesca sulla lunga distanza con canne importanti e anche un metro fa la differenza, non servono a niente. La rilasciamo. Facciamo un ultimo lancio con la Vector e poi cambiamo zona di pesca. Andiamo a provare su una zona con fondale più misto, con delle crete, con uno scoglio qua e là. Vediamo di cambiare un po'. L'ultimo lancio e si cambia. Come avevamo detto, abbiamo fatto l'ultimo lancio prima di chiudere. Mi giro, canna totalmente spiombata. Vediamo un po' di che si tratta. Stella. La leccia stella di buona misura. Rilasciamo. Ed eccoci qua nel nuovo spot, abbiamo lanciato dopo circa 10 minuti la prima spiombata sulla OTG, lunga distanza, mono amo a fondo con americano. Ecco il nostro amico Dino che anche lui sta recuperando una bella stella con fasolare, addirittura oggi anche con il fasolare mangiano le stelle. Ve lo presento, lui è Dino, famoso pescatore della zona, grande pescatore di orate, solo che oggi le orate non ci vengono a trovare e ci accontentiamo delle stelle. Un'altra mangiata sulla canna, sempre sulla lunga distanza, con la OTG, probabilmente sarà un'altra stella. Eccola, siamo quasi sotto lo scalino. A divertimento sicuramente non gli manca nulla. La slamiamo e arriva in acqua. Anche questa ha mangiato sul fasolare. Via. Ed eccoci qua alla fine della nostra divertente giornata di pesca. Ci siamo spostati con l'intento di andare a cercare pesci di taglia su un fondale misto. Purtroppo le stelle oggi hanno fatto da pesce predominante e hanno mangiato in tutti i modi, anche se non le volevamo prendere con l'amo del 3 sul fasolare intero, prendevamo le stelle, in tutti i modi solo stelle. Ringraziamo il nostro amico Dino, che è il padrone di casa, ci ha ospitato e ci ha facilitato la nostra azione di pesca oggi. Abbiamo testato questa fantastica canna, la Vector C3, che non ha certo deluso le mie aspettative. Abbiamo tirato con diversi piombi dal 125 al 175 in ground e la canna ha risposto benissimo. È una canna che non si siede, è una canna che permette di fare distanze veramente veramente importanti con fili relativamente sottili, come terminali dello 0,20 e filo in bombina dello 0,20. È arrivato il tramonto, chiudiamo la nostra attrezzatura, ci salutiamo e ci rivediamo alla prossima pescata con la speranza di fare pesci di taglia.